Ciao ragazzi, mi trovo al Biogas Italy a Roma, evento annuale, organizzato anche sotto il dove si ritrova un po' tutto il mondo dei biogassari. Adesso vedete qua un sacco di gente, un sacco di stand, un sacco di bella gente. E che dire, convegni interessanti, come sapete, vi ho già detto, io voglio fare biogassari, dove ci sono vari convegni, di vari interventi. Alle 6 stiamo aspettando anche il ministro dell'agricoltura. Come voi sapete, io voglio convertire il mio impianto, che è un 300 kW, come seguo, lo so benissimo, un 300 kW elettrico, e trasformarlo in un biometano. Quindi, il che significa non vendere più energia elettrica, ma vendere molecola di CH4, facciamo passare attraverso un processo che si chiama upgrading. Bisogna fare una conversione dell'impianto che prende un po' di tempo, entrare nel registro, possibilmente, probabilmente sarà il registro di dicembre di quest'anno, del 2024, novembre o dicembre, che poi usciranno le graduatorie probabilmente tra la primavera 2025, per poi costruirlo nel 2025 e andare poi in esercizio. Quello che stiamo cercando di capire oggi è un po' quelle che sono tutte le normative burocratiche, che sono già ampiamente dettate, ma sono sempre in divenire nelle varie FAQ, le risposte del GSE, eccetera, eccetera. Poi per il resto, oggi è un lavoro di pubbliche relazioni, si parla con i tecnici, si parla con le ditte che fanno upgrade, si parla con le ditte che fanno gli impianti, la parte biologica, si chiacchiera, ci si trova, si va a cena stasera. E comunque Roma è sempre bella, il clima è stupendo, è iniziata la primavera ed è anche molto interessante appunto fare questa full immersion, perché l'investimento per la mia azienda sarà un investimento molto importante. Di conseguenza va ben ponderato, e adesso sono nella primissima fase, per quella in cui esplorativa, in cui si chiede ad SNAM dove l'azienda può, in questo caso la Cina Tirola, può allacciarsi alla rete SNAM e con che modalità. Poi dopo questo hanno tempo 90 giorni, mi sembra, lavorativi per dare una risposta, con un preventivo di costo di allaccio. In un caso dovrebbero essere circa 600 metri dal posto, bisogna trovare l'area SNAM, che è un'area di circa 20x20, e poi, visto che l'impianto va aumentato notevolmente, io passerei da un 300 kW a quello che è l'equivalente di 1,3 MW. Non è più elettrico, ripeto, però diciamo, per darvi una dimensione, devi comunque ampliare tutto quello che sono i digestori, le trincee, i caricatori, tutto quanto, quindi cambia completamente il layout dell'impianto in base a dove più devi allacciarti. Magari all'interno della tua cascina devi fare alcuni ragionamenti per capire dove dislocare, ubicare fisicamente le varie cose. Ora non è certamente una cosa che devo fare per forza oggi, però si incontrano persone, si sviluppano le idee, ci si incontra, si capisce, si cerca di ragionare. Per il resto ci sono, ripeto, un sacco di convegni, di appuntamenti durante questi due giorni molto interessanti. Il titolo è Think Negative, che vuol dire pensate negativo, un titolo del CIB, che è un socio italiano di biogas, che ha dato questo universitario proprio per dire andiamo in negativo, sottraiamo inquinamento, sottraiamo CO2, sottraiamo quello che è appunto in generale l'inquinamento nel mondo, andando verso le rinnovabili. La cosa più bella però, oltre ai convegni, è appunto il fuori, dove c'è l'area caffè, dove si incontrano le personalità principali di questo mondo. Per il resto io vi saluto, parlo un po' piano per non disturbare, e vi auguro un buon lavoro. Ciao!